Beh, ancora una volta Livigno ci ha portato fortuna. Ieri una giornata bellissima, indimenticabile. Siamo stati prima in Val Grosina, l'abbiamo attraversata, siamo scesi in Val Viola e poi siamo andati al Rifugio Viola con una veramente incredibile aspettativa. Siamo arrivati su, il Fraquelli ci ha aspettato e con un buonissimo tè, un caffè, pasticcini, veramente ci ha ospitato con una cura che mai avremmo creduto. Poi verso le 6 siamo scesi e siamo arrivati e abbiamo pernottato e cenato lì al ristorante Interalpi, dove abbiamo ricordato l'indimenticabile proprietario Luigi Bormolini, che da pochi mesi ci ha lasciato. Questa mattina di buon'ora siamo ripartiti, ci siamo concentrati lì presso lo stabilimento dell'Alpicarni, ancora una volta più di 60 automezzi, tra cui un carro armato, un cingolato e tantissimi bellissimi mezzi provenienti dalla Svizzera, dalla Liguria, dall'Emilia, insomma tanta gente. E poi questo bellissimo naturalmente percorso nella cittadina di Livigno, dove centinaia di migliaia di persone hanno fatto da cornice a questa manifestazione voluta e preparata da Sergio Cantoni con l'ausilio e la provata naturale preparazione del Club 105 Frecce Tricolore. È stata una giornata veramente bella, ci si aspettava acqua, tutti qualsiasi condizioni meteorologiche, il meteo dava acqua, invece no, invece ci ha assistito fino a mezzogiorno, dove siamo saliti attraverso un sentiero veramente particolare, siamo saliti qui al Motolino. Ci sarà la deposizione della corona al monumento di tutti i caduti. Per l'occasione ci ha onorato anche la presenza del signor questore di Sondrio, il dottor Fabiano, che ha lasciato da poco Milano e quindi da poche settimane qui in Valtellina, che ha già recepito quanto siano attenti i valtellinesi. Grazie per la vostra presenza. Una manifestazione questa che ha voluto anticipare quello che sarà la grande manifestazione del 2015, quando a Livigno si ricorderà il 50° anniversario della caduta del Liberator,
un aereo americano dove nel paracadutare materiale, armi per la preparazione poi di un'eventuale fermata dei nazisti, erano caduti in Val delle Mine. Noi per parecchi anni l'abbiamo ricordato questo evento che era caduto nel dimenticatoio e che grazie a un amico Albertino che ci ha lasciato 2 anni fa ha riportato proprio in auge questo ricordo. Noi abbiamo già attivato quello che è il consolato degli USA e quindi faremo una manifestazione veramente grande, probabilmente porteremo qui anche la banda della Air Force americana accompagnati da 2 elicotteri. Io sono contentissimo, onorato di questa presenza, queste numerosissime vetture che hanno raggiunto Livigno e hanno fatto tutte le escursioni che abbiamo organizzato. Allora, eravamo 46 alla partenza, si sono aggiunti una decina qua di Livigno, poi ne abbiamo persi 2 o 3 perché hanno avuto guasti, comunque staremo qui in oltre 50 qua al Montolino. Compagine di Livigno, la famiglia Galli, gli eredi del Galli Alberto tutti presenti, il Galli Elio che non manca mai, Valeriano Zini, poi ci sono io e il mio figliolino, il Nicolas. Direi che la manifestazione, l'evento è un evento molto particolare, dalle presenze delle persone, dalla partecipazione molto sentito. Direi che Renato Verona è un grande artefice di queste manifestazioni e poi con logicamente il supporto delle figure locali come Sergio Cantoni, che è altrettanto è una persona molto dinamica e che sa trascinare e coinvolgere tutto quello che è un contesto ambientale, per cui notevole lustro e significato a quella che è la manifestazione. Da un lato caratterizza questa presenza di veicoli storici militari e da un lato poi di riferimento anche di quelle che sono delle situazioni e dei riferimenti di storia importanti sia per il territorio che per quello che è stata, diciamo, l'unità nazionale.